Ma perché andare in fuga se tanto poi ti riprendono? Quante fughe negli anni abbiamo visto essere riprese anche a pochi metri dal traguardo? È il 28 maggio 1914. Un mese prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Quel giorno si corre la Lucca-Roma, che verrà ricordata per ben due record, ancora oggi rimasti imbattuti: la tappa più lunga e la fuga più lunga mai corsa al Giro d'Italia. Ma possiamo definirla anche come una delle più grandi beffe del Giro d'Italia. E lo sa benissimo Lauro Bordin, che scavalcando un passaggio a livello chiuso, riuscì da solo a prendere sul gruppo ben 30 minuti di vantaggio. Ma a causa di una foratura e di un'improvvisa crisi di fame che lo costrinsero a fermarsi a mangiare un panino all'osteria, vide annullarsi tutto il suo vantaggio. Infatti il gruppetto degli inseguitori lo superò ed un giovane girardengo andò a vincere la tappa in ben 17 ore e 28 minuti. Ma allora, a Bordin, a cosa è servito andare in fuga? Ma soprattutto, a cosa serve e a chi serve andare in fuga? Ovviamente si va in fuga per vincere e le fughe tante volte arrivano. Ma ci sono quelle giornate che sai per certo che solo un miracolo ti può portare alla vittoria. Però, nonostante tutto, ci provi. Dunque, viene da chiederci, perché allora i corridori in queste giornate vanno in fuga pur sapendo di avere pochissime speranze di vittoria? Per tre motivi principali. Il primo motivo è che la fuga per l'atleta è un vero e proprio red carpet. Sarete sotto gli occhi del mondo. Tutte le telecamere riprenderanno voi e solo voi. E i telecronisti parleranno della vostra storia. Immaginatevi di essere un corridore nei vostri primi anni di professionismo. A meno che non riusciate a vincere qualche corsa, questo è il modo migliore per far parlare di voi. Insomma, chi non lo farebbe? Il secondo motivo è che la fuga serve alla squadra. Sia alle squadre che hanno pretese di vittoria, per motivi tattici, ma soprattutto alle squadre che non hanno corridori di classifica. In che senso, vi chiederete? Una squadra che sta tutto il giorno in fuga porta luce e visibilità agli sponsor e alla squadra stessa. E se poi la fuga arriva e ci scappa la vittoria? Bingo! Infine, vi dico che la fuga serve anche al gruppo. Sembrerebbe un controsenso. Ma mandare via la fuga e controllarla fino al momento clou della corsa permette al gruppo di procedere ad una velocità costante, evitando attacchi e contrattacchi. Questo porterebbe allo sfinimento gli atleti, evitando anche situazioni pericolose dovute alla maggiore possibilità di caduta. Ma detto questo, ma chi decide chi va in fuga? Principalmente il gruppo. È il gruppo che decide quando chiudere un tentativo di fuga o meno. Quindi la domanda si trasforma in: quando, secondo il gruppo, la fuga può essere lasciata andare? Il primo caso è quando i componenti della fuga hanno poche possibilità di vincere la tappa, quindi non fanno tanto paura. Un altro caso è quando non ci sono corridori che lottano per la classifica generale o per qualche maglia, o quando non appartengono alla squadra di un possibile pretendente al giro. Un terzo caso è quando il numero dei componenti della fuga non è elevato e quindi non c'è il rischio di non riprenderli. Pensate in una tappa di pianura: se vengono mandati via 30 corridori in fuga, sicuramente li rivedranno solo all'arrivo. Ora, piccola parentesi, queste regole valgono principalmente nella prima settimana del giro. Nelle settimane successive, quando la classifica inizia a essere definita e ci sono corridori a più di un'ora di distacco dai leader, è frequente che la fuga venga lasciata arrivare al traguardo,
lasciando la battaglia per la maglia nelle retrovie o rimandando la lotta per la classifica nelle tappe cardine del giro. Generalmente sta alla squadra del leader di classifica o alle squadre pretendenti alla vittoria di tappa il compito morale, la regola non scritta, di muoversi e tirare il gruppo fino alla chiusura della fuga. Ovviamente si cercherà di riprendere la fuga il più vicino possibile al traguardo, per evitare ulteriori contrattacchi. Ed è questo rischio di riprenderli così vicino al traguardo che a volte frega il gruppo. Infatti, come sappiamo, il ciclismo è uno sport per romantici e nella prova la fuga bidone. Atleti che non vengono giudicati pericolosi vengono lasciati scappare dai big. Pensano, li riprendiamo senz'altro, ma dove vanno? E intanto il vantaggio aumenta. Dietro si guardano, tiri tu, tiro io, alla fine non tira nessuno. E quelli arrivano. E questa la fuga bidone. E come non citare la fuga di Carlo Clerici, che nel 1954, alla quinta tappa del Giro d'Italia, sfruttando un'incertezza dei big, lo portò ad accumulare così tanto vantaggio che gli permise a lui, un semplice gregario, di vincere addirittura il Giro d'Italia. Ma magari di questa storia ne parleremo in una prossima puntata.